Cosa vuol dire per un Savoia prestare servizio come ufficiale della Repubblica? Il servizio militare che ho fatto quando avevo 18 anni, sono entrato nell'Accademia Navale di Livorno, credo che il significato di giurare fedeltà alla Repubblica non cambi nulla, in quanto, come dice bene Re Umberto II, l'Italia innanzitutto, quindi passa avanti il Paese alle istituzioni. Cosa ricorda di Umberto? Tante cose, tutte molto positive, un grande insegnamento di vita, un grosso esempio, e non dimenticherò mai le parole che lui ebbe per me il giorno che morì mia madre. Mi ricordo furono di grande conforto, di grande umanità, e un uomo di profondo spirito, estremamente religioso e legato in un modo molto affettuoso al nostro paese. Che cosa le disse? Credo che è difficile ripetere le parole che disse allora, solo che mi fecero un'impressione enorme, ricordando mia madre quello che aveva fatto, una specie di elogio a quello che era stata la vita di mia madre, l'educazione che mi aveva dato, che mi aveva dato nei miei confronti, eccetera, le sue opere di infermiera della Croce Rossa in Russia, eccetera, ma lo disse in 5-6 parole, come potrebbe fare un grande generale mentre decora un caporale, non so, dandogli una medaglia d'oro, diciamo. Il suo nome le crea problemi? Credo che il mio nome mi ha creato dei problemi, forse in passato, adesso sempre meno. Che errori ha fatto Casa Savoia? Credo che Casa Savoia abbia fatto gli errori che tutte le famiglie fanno, tutte le persone normali fanno, e forse non ha fatto quei grossi errori che la storia, scritta di recente, quindi ancora non storia, vuole imputare a Casa Savoia. Insomma, a me piace ricordare il Termale Terzo come il re soldato, come il re di Peschiera, e non tanto quello di Pescara, qui ci sono delle accuse profonde, eccetera, insomma. O Umberto II, tutti vogliono giudicare questo personaggio che in fondo ha regnato meno di Papa Luciani, quindi non c'è una possibilità di dare un giudizio sereno oggi. Che ruolo hanno avuto gli Aosta nella storia d'Italia? Un ruolo importante, un ruolo di obbedienza al re, di devozione, un ruolo di soldati, di marinai, sempre agli ordini, e un ruolo forse più facile di quello che possa essere quello di un sovrano, che è il numero uno, quindi un ruolo di obbedienza. Che cosa rimane del passato? Io credo molto, se si guarda l'Inghilterra, che è un paese così moderno, così democratico, ma che si fonda su un certo numero di cose del passato che sono tradizione, che è importantissima. Quindi io credo che bisogna sempre guardare al passato, conoscere la storia, per poi agire di conseguenza anche in un paese moderno come il nostro. Umberto di Savoia non era favorevole al suo matrimonio. Perché? Sua maestà non è mai stato opposto al mio matrimonio, ma credo che aspettava per suo figlio un'altra cosa. È normale, in questa famiglia ci sono le tradizioni e aspettava magari che suo figlio sposasse una principessa di sangue reale. E Maria José di che opinione era? Maria José è sempre stata molto vicina e mi ha aiutato moltissimo, anche sua famiglia, la regina Elisabetta. Quando vi siete conosciuti meglio con l'ex re, che cosa ha scoperto? Che idea si è fatta di lui? Il re è sempre stato con me una persona meravigliosa, con molta umanità, una dignità incredibile, e c'è un rispetto incredibile per lui. Anche oggi l'ho visto molto male e ha sempre questa dignità che devo dire è incredibile. Anche i dottori ieri sera ci hanno detto che anche adesso che sta malissimo ha sempre questa dignità che non ha mai visto con nessuno altro. Che accade a una ragazza borghese che diventa principessa? È molto difficile di rispondere. Comunque io sono stata molto felice di essere in questa famiglia che hanno veramente molto qualità e per me è un onore incredibile. Hanno anche qualche difetto? Ma difetti ne abbiamo tutti, no? Ma hanno più qualità che difetti. Lei può venire in Italia quando vuole.
Che cosa gliene pare? Per me l'Italia è un paese meraviglioso, adoro l'Italia e mi rincresce per me di più, come posso dire, ogni volta che vado in Italia ho qualcosa qui perché mio figlio, mio marito, la mia famiglia, considero adesso se vuoi la mia famiglia, non posso andare in Italia. Chi è suo marito? Chi è il mio marito? È molto difficile di rispondere. Una persona fantastica e se l'ho sposato dopo 13 anni di fidanzamento, credo che l'ho sposato perché è una persona formidabile. E anche lui non ha qualche cosetta in cui manca? Beh, ne abbiamo tutti, no? Beh, qualcuna di quelle che tutti abbiamo, e le mettiamo da parte, non le vogliamo elencare, ma un difettuccio che ha proprio lui, qual è? Magari, per me magari è troppo semplice, non so come spiegarmi in molto italiano. Troppo fiducioso? No, è difficile di dire, no? Magari ha fiducia troppo in tutta la gente intorno a lui, i giornalisti che vengono a casa, che sono molto gentili, siamo molto gentili con loro e poi dopo scrivere le cose che sono veramente, devo dire, un po' disgustoso. E mio marito ha un po' troppo fiducia in tutta questa gente e non so perché, magari ha ragione. Beh, i giornalisti hanno tutti i difetti del mondo, però non possono poi inventare tutti i fatti, no? Ce n'è molto che ne inventano molto, eh? Pensa che a Vittorio Emanuele sia mancato qualcosa? Ma è mancato, sì, sicuramente. È mancata una vita di famiglia che gli altri bambini magari hanno, anche nelle famiglie molto modeste. Più modesta. Non è colpa del suo padre, non è colpa di sua madre, non è colpa di nessuno, ma in certa circostanza non ha mai avuto una vita di famiglia molto unita. Come vuole che sia educato suo figlio Emanuele Filiberto? Come tutti gli altri bambini, e vorrebbe che poteva avere un'educazione più vicina al suo paese, perché un peccato per lui, a 10 anni, ha sempre vissuto in Svizzera, ha un'educazione svizzera e io vorrebbe che poteva andare un po' più vicino al suo paese e di vedere un po' più, molto spesso, gente del suo paese. Ne vede molto qui a Ginevra, non è la stessa. Che cosa vorrebbe che facesse da grande? Io credo che non sono io che devo decidere, è lui che deve decidere la sua vita dopo, spero il meglio possibile e spero che potrà aiutare il suo paese e spero anche che mio figlio nella sua vita si ricorderà sempre il suo nonno che è stata una persona fantastica. Anche 2 giorni fa l'ha visto e mio figlio è stato molto, non so, ha avuto un shock di vedere il suo nonno così dopo qualche giorno che l'avevo visto e credo che per lui è stata una cosa molto profonda. E spero che mio figlio comunque in Italia potrà continuare la tradizione di Savoia.